Nuove opere e nuovi artisti della scena contemporanea allo spazio Nea di Via Costantinopoli, per il secondo atto della mostra La Metamorfosi e il simbolo animale, curata da Graziano Menolascina. L'identità dell'uomo e le sue mutazioni, le distanze obbligatorie da una presunta condizione naturale, le deformazioni indotte dalla cultura, sono i segnali emergenti da questo ciclo di lavori che annoverano autori di fama internazionale come Gilbert and George, Luigi Ontani, Bill Viola. Inserire anche l'arte contemporanea in un contesto storico come quello di Napoli, che tra l'altro è un contesto molto ibrido, come diciamo la traccia 1, la scorsa mostra, troviamo all'interno della mostra sia la scultura che la fotografia, l'installazione e la video art. Il titolo che dà il segno unitario a questa mostra è la scelta degli artisti che vi sono esposti, la metamorfosi e il simbolo animale. Mi pare che sia davvero dentro una dimensione quasi metafisica di questa città. Il lavoro che fanno qui in questa galleria è davvero molto importante. Ogni volta queste iniziative raccolgono un'adesione di interessi di tanti giovani. La mostra, che ha il patrocinio morale del Comune di Napoli, può essere visitata gratuitamente fino al 20 maggio.